non usare San Valentino anche per celebrare un altro tipo di amore, quello per gli alberi, l'albero più amato del 2022. E questo è il contest europeo aperto dal 1 febbraio 2022, vogliamo parlarne, vogliamo capire anche come si fa a studiare, ad amare gli alberi, per esempio arrampicarsi sugli alberi, cercare di capire qual è anche il mestiere del tree climber. Lo facciamo in compagnia, in collegamento con noi dalla sede RAI di Trieste, di Andrea Maroè, direttore scientifico della Giant Trees Foundation Onlus, agronomo, arboricoltore e tree climber professionista. Ciao, benvenuto, ben trovato. Ciao. Ciao. Allora Andrea, intanto spieghiamo prima di tutto, visto che ho messo un po' la curiosità a varie persone che ci stanno guardando ormai, e che cosa fa un tree climber? Di cosa si occupa? Beh, ecco, si occupa essenzialmente di arrampicare, come dice il nome, arrampicare gli alberi, ma li arrampica per conoscerli. In realtà il tree climber non è solo un tree climber, deve essere un arboricoltore specializzato, quindi una persona che si è formata, che ha studiato agronomia, che ha studiato le specie degli alberi, le malattie degli alberi, la struttura dell'albero, quello che è il suo linguaggio corporeo, per poterli poi curare, potare, assistere durante le varie fasi che hanno gli alberi. E sì, quindi deve arrampicarsi, sì, essere in grado di arrampicarsi, di arrivare sulle cime, anche quelle esatto, più sottili, più esili, però in sicurezza, quindi adottando tutta una serie di meccanismi, di dispositivi di protezione individuale che gli permettono di non cadere e di lavorare anche con le mani libere. Certo, non è certo uno sport, infatti era bene dirlo da subito, ci sono delle basi scientifiche, c'è tutta una necessità di poter salire sugli alberi per poterli studiare, come hai detto tu giustamente. Ma arriverei anche al tema di questa nostra chiacchierata, che riguarda la possibilità di eleggere poi un albero più amato del 2022, e fra questi alberi candidati quest'anno c'è un castagno, vero? Tutto italiano. Sì, c'è il castagno dei 100 cavalli, in realtà è una delle piante più grandi, anche se vogliamo più rappresentative, degli alberi monumentali italiani. Questo concorso nasce ancora 15 anni fa quasi in Europa, in alcuni paesi, e poi ha preso pian piano piede. In Italia è giunto alla sua terza edizione, grazie appunto alla fondazione, alla Giant Trees Foundation, che seleziona assieme al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste questi alberi, questi esemplari, e fa il concorso, gestisce il concorso nazionale. La pianta che vince il concorso nazionale poi va a rappresentare quello che è l'albero che poi fa da campione proprio per l'Italia. In questo caso quest'anno sono stati selezionati i castagni, gli anni prima le querce e poi i platani. E il castagno dei 100 cavalli, diciamo che ha sbaragliato poi i suoi competitors, che poi l'Italia viene divisa in quattro grandi macro regioni, nord, centro, sud e isole, e quindi il castagno di Grisolia, il castagno di Nardo, il castagno di Lyon sono stati, fra virgolette, sconfitti, proprio perché quest'albero è in questo momento quello più amato, quello che ha raggiunto il cuore di migliaia di votanti. Ecco, si può ipotizzare la sua età? Per il concorso europeo. Si può ipotizzare l'età di quest'albero? C'è una stima? Questo albero probabilmente è uno dei più vecchi alberi da frutto al mondo. Dirne l'età è abbastanza difficile, perché con molta probabilità il cuore, il centro dell'albero ormai è svanito, però c'è chi ipotizza che abbia anche più di 3.000 anni, e quindi diventerebbe veramente una pianta, o lo è comunque, una pianta incredibile, e soprattutto è l'albero da frutto tra i più vecchi al mondo. Incredibile. E concorrerà, dicevamo, in questo contest che è europeo. E come si fa a votare? Chi vuol partecipare può farlo? C'è un sito, immagino? Sì, c'è il sito è quello della Giant Trees Foundation, quindi www.gianttrees.org, dove appunto si può votare, si entra nella pagina per le votazioni, e ecco, qui bisogna ricordare che la votazione a livello internazionale prevede comunque l'espressione di due preferenze, quindi diciamo di quello più amato, ma bisogna scegliere anche un albero di un altro stato. Io consiglio di scegliere quelli che un po' hanno meno voti, in modo da poter facilitare l'avanzamento del nostro campione. In questo momento è quinto,
Ecco, bisogna stare un po' attenti sul sito europeo, perché appunto bisogna esprimere queste due preferenze e poi bisogna confermare il voto, quindi inserire la propria mail, arriva un'altra mail appunto dal sito europeo dove bisogna confermare il voto e solo a questo punto si è sicuri di aver votato. Sembra un po' farraginoso, però io direi che vale proprio la pena riuscire a dare la preferenza a questo albero, anche per mostrare che appunto anche in Italia ci teniamo al non solo alla cultura, al nostro patrimonio artistico, ma anche al nostro patrimonio naturale, che veramente merita. Abbiamo veramente moltissimi alberi straordinari nel nostro paese. Sì, sì, è importantissimo anche ricordare questo e anche ricordarcelo noi stessi, nel senso che a volte ci dimentichiamo, no? Abbiamo tante cose belle culturalmente e naturalisticamente parlando, invece è bello celebrare ogni tanto con questi tipi di contest, se vogliamo, che hanno un'apertura verso l'esterno, no? E ricordare che anche noi abbiamo delle cose così importanti. Tra l'altro è quinto, mi dicevi, quindi non è messo male, insomma, ce la possiamo fare. Io credo che appunto con un buon sprint finale, anche grazie a voi, ce la possiamo fare, arrivare sul podio, io spero. L'anno scorso siamo arrivati secondi con il platano, che era in concorso, quindi mi piacerebbe anche riuscire a far meglio quest'anno. Beh, però occorre un po' il contributo di tutti e bisogna votare sostanzialmente, proprio perché anche noi dimostriamo, soprattutto magari oggi, che ci si può innamorare degli alberi, della natura, anche perché questi testimoni incredibili sono veramente degli esseri a cui dobbiamo un po' anche la nostra vita su questo pianeta. Scusa, in volata, forse l'hai detto, l'ho perso io forse, quanto tempo abbiamo ancora per votare? Allora, fino al 28 febbraio. Fino al 28, ok. E poi diciamo che comunque da fra un paio di giorni le votazioni verranno nascoste, quindi ci sarà questa suspense e il campione verrà svelato poi a metà marzo e verrà premiato proprio a Bruxelles, dove si scoprirà finalmente qual è il nuovo campione di quest'anno. Spettacolo, speriamo veramente che sia il nostro castagno, veramente, speriamo bene. Grazie, anch'io. È stato un piacere parlare con te, non solo del tuo mestiere, della tua professione, ma proprio anche di questo splendido castagno di cui possiamo fregiarci. Grazie ad Andrea Marco. Grazie ancora, buon lavoro a tutti voi. Ciao. Buon lavoro a voi. Grazie ad Andrea Maroè, nostro ospite, direttore scientifico della Giant Trees Foundation Onlus, agronomo, arboricoltore, Tri Kleinberg, che era in collegamento con noi da Trieste. Ora invece andiamo da Cumole, siamo in provincia di Rieti in questo documentario.